Buonasera a tutti. Scusate, volevo rubarvi veramente un minuto, perché è chiaro che oggi è una giornata di festa, siamo tutti qua, sia vincitori che vinti, credo con grande gioia. Però mi piacerebbe e ci piacerebbe ricordare anche chi ha amato la pallavolo come noi e purtroppo non c'è più, l'anno scorso ci ha lasciato. Abbiamo avuto perdite molto dolorose e mi piace ricordare Carlo Gobbi della Gazzetta dello Sport, Giuseppe Brusi, messaggero Ravenna, la grande storia della pallavolo Ravenna, Gianfranco Briani, segretario generale della Federazione Italiana Pallavolo, nonché presidente della Lega Pallavolo Femminile, e l'avvocato Guido Martinelli, che è stato il primo segretario generale della Lega Pallavolo. Grazie per l'applauso che date a loro, ma soprattutto oggi, che siamo a Bologna, nella città dell'avvocato Martinelli, volevo chiamare qua la moglie, l'avvocato Marilisa Rogolino, e consegnare uno speciale premio alla carriera di un giocatore che è ancora in attività ma che ha una carriera straordinaria e strepitosa alle spalle. È uno dei giocatori che tutto il mondo ci invidia, è uno dei grandi protagonisti della storia della pallavolo italiana. Il premio alla carriera, benché ancora in attività, va a Massimo Colaci. Puoi girarti verso il palco.